schiacciato a terra per Shevchik che segna. In 2008 the dream became true. Nel 2008 il sogno è diventato realtà. Ora abbiamo abbastanza talento to do it again. Noi siamo we are. Noi siamo we are. Air Avellino. Air Avellino. Stefano Mancinelli. Hi, I'm Lynn Greer. Hi, I'm David Hawkins. Mason Rocca. Jonas Maciulli. Noi siamo. We are. Noi siamo. Mass Hessen. Ok, sei già dall'altra parte. Te ne sta fuori classe per voi. Olimpia, Armani Jeans, Milano. Per Milano due sconfitte da archiviare, per Avellino tre vittorie sulle quali costruire. Armani Jeans Air, la partita dell'istinto. Dean va in angolo da Shevchik, l'eroe della vittoria di domenica scorsa su Bologna. Ancora la rimessa nelle mani di Taekwon Dean che va da Marquis Green. Green braccato da parte di Jaber, brutta il blocco. Fa canestro. Jaber allora si butta dentro, Maciulli in qualche modo controlla e usando ferro, polso e polpastrelli, doppio pick and roll, Greer va da Mancinelli, il triangolo con Rocca. Tempi perfetti. Taekwon Dean con il pallone in mano va sul lato di Cortese che di tocco va da Shevchik, gira e tiro, Shimon Shevchik. Si segna col contagocce in questo finale di primo quarto, ci pensa Marquis Green. Dean scambia con Shevchik, si butta dentro, la stoppata di Oleksiy Pecherov, corre Lynn Greer, non si ferma più e arriva a segnare ancora in contropiede per il massimo vantaggio milanese, ultimi 8 secondi del primo quarto. Greer in palleggio, spezza il raddoppio, trova Omar Thomas per un buon canestro, un canestro che comunque conta per l'Air di Avellino che torna a meno 5 e soprattutto trova un po' di fiducia in chiusura di quarto. Corre Taekwon Dean, l'arresto, il tiro, il primo ferro per lui, prova a correre dall'altra parte, Lynn Greer si arresta da 3 e arriva il gol. C'è Cortese adesso davanti a Lynn Greer, Marquis Green è finito su Jaber e Greer immediatamente punisce. Il doppio pick and roll, la scelta di Greer è il lato destro, si butta dentro Greer circondato dalle maglie verdi ma è in delirio di onnipotenza. Lowers chiama ancora la zona per la difesa avellinese, però la sensazione è che non tutti abbiano capito, infatti poi si mettono a uomo. Hawkins approfitta dello spazio che ha, ancora doppio pick and roll, sceglie il lato destro Spinelli, poi cerca di andare via Jaber, c'è l'aiuto di Pecherov, c'è spazio per Dimitri Lowers. Ultimi 7 secondi di un'azione in cui Milano non ha ancora creato un granché, Greer si mette in isolamento contro Spinelli, Hawkins che però sbaglia, Hawkins che però poi recupera contro Lowers, gran giocata in contropiede di Dimitri Lowers contro un grandissimo atleta come David Hawkins, bravo a cambiare il tempo del tiro leggermente in controtempo. Taekwon Dean che si muove sulla linea di fondo, non riesce a chiudere il ricciolo, torna da Marquis Green, vuole mandarlo a destra Lynn Greer, Green invece trova il passaggio per Taekwon Dean, arriva un altro recupero da parte della difesa avellinese che riesce comunque a proteggere la propria area, arriva un'altra tripla firmata Dimitri Lowers. Ottimo, ottimo il suo impatto in uscita dalla panchina. Con cui lo fa. Livio Proli e Gianluca Pascucci al suo fianco ad osservare la loro Armani Jeans. Ancora Lowers, dicevamo, tiratore di striscia se ce n'è uno, e che striscia la sua. È tornato Jaber per Lynn Greer in casa Olimpia, eccolo palleggiare per l'uscita di Hawkins, Maciulis, ricezione profonda, il fallo speso da Lowers su di lui e il canestro è valido. Ultimi 7 secondi del quarto e Avellino che ha rimesso in piedi una partita che si è segnata e lo fa ulteriormente Marquis Green. Il primo tempo si chiude con Milano che ha solo 2 punti di vantaggio dopo averne avuti in doppia cifra grazie a chi è entrato dalla panchina e poi al sigillo che Marquis Green ha messo battendo un difensore come David Hawkins.
Hawkins mette palla per terra per la transizione milanese, Lowers lo aspetta dall'altra parte, trovato Jaber con Contagiri. Bella palla di Hawkins in questa situazione, molto lucido, ha visto il taglio del compagno sulla linea di fondo. Acciunis prende il tiro ma lo sbaglia, troppe maglie verdi intorno a Rocca, il no look di Green per Šefčík e arriva ancora un assist per Marcus Green, doppia cifra, 10 assistenze nella partita per Marcus Green. Greer cerca Rocca, trova l'intercetto della difesa, arriva un altro lob per Šefčík, fotocopia, time out Dan Peterson, Avellino sorpassa. Però guardate che tempi di passaggio, devi solo ricevere, appoggiare la palla al ferro, sempre con la testa alta. E aveva piazzati 10 contro l'Enel Brindisi, il suo season high, lo ha superato in poco più di mezza partita qui alle Final Eight di Torino e ha propiziato il sorpasso avellinese dall'altra parte. Lynn Greer, un uomo di ghiaccio, Green per Šefčík che non riesce a trovare il triangolo per Thomas, allora la palla Thomas arriva tramite Lowers, fa saltare la difesa Omar Thomas. E invece quello che non ti aspetti invece che Avellino manda qualche suo uomo spalla canestro, buono il movimento di Omar Thomas di potenza. Si riprende a giocare con l'aereo in possesso di palla, Dean in uscita dal blocco, prende e tira e piazza una tripla terrificante. Greer mette palla per terra, il blocco di Petravic si butta dentro, Greer il suo arresto, il bacio al tabellone. Marcus Green si trova davanti Mancinelli, lo scarico per Taekwon Dean, altra tripla e altro canestro per Taekwon Dean. Green sempre su Greer, sempre in palleggio, Mancinelli alza per Petravic che appoggia alla ferro evitando il tentativo di stoppata da parte di Taekwon Dean. Il canestro di Marjonas Petravic per il pareggio a quota 54. Green vede solo lui il taglio di Šefčík. Hawkins per l'uscita dal blocco di Greer che poi sfrutta il corpo di Petravic, la ricezione di Petravic che fa un po' di fatica a coordinarsi ma segna. E Milano sta provando a portare la partita su binari a lei più favorevoli, cioè la fisicità, andare più vicino a canestro, perché fino adesso chi sta vincendo da questo punto di vista è Avellino. E poi sulla difesa aggressiva che porta a recuperare palloni e porta Hawkins alla schiacciata contro parziale milanese e questa volta il time out è per Avellino. Blocco di Johnson per Green allo show di Petravic, il tiro da tre di Thomas con il fallo di Maciulis, ce n'è per quattro. E questi sono tiri importanti da segnare al di là ovviamente del valore in se stesso, ma perché permettono di aprire il campo ad Avellino. Ancora dal palleggio Green va da Šefčík che poi si ritrova ancora il pallone nelle mani, 13 secondi per la squadra di Vitucci, il canestro di Šefčík, 13 secondi ancora sul cronometro di un'azione, c'erano già stati 5 passaggi per Avellino. Ma anche frutto del pessimo accoppiamento difensivo in transizione di Milano, giocatori accoppiati male, soprattutto rotazioni e ruoli inesistenti. Per fortuna, insisto, per Milano c'è Hawkins che questo terzo periodo sta tenendo davvero in piedi offensivamente Milano. La panchina di Milano con tutta la preoccupazione, David Hawkins, veramente Davide si è preso Milano sulle spalle in questo momento. Greer va da Mancinelli che ha spazio ma mette palla per terra, trova l'opposizione di Šefčík. Ancanes, 15 gli assist di Green fino a questo momento, il taglio di Thomas non è servito, allora sale Johnson per il pick and roll, Petravic prova a recuperare ma contro Green è un po' difficile, soprattutto in serate come questa dove ha il controllo totale della sua squadra, veramente impressionante. E qui siamo andati a rivedere proprio la lettura di Marcus Green e avete anche visto che non cambia mai l'espressione del volto, sempre identica, eccolo qui alzare la parabola per il tocco di Johnson, per quegli assist fate pure 16, ed è lui che mena le danze, lui che tiene il ritmo, i difensori sempre ad inseguirlo. Petravic per Greer, l'angolo di Jaber, altro tiro da tre con la parabola infinita. Ibi Jaber mette un gioiello, un diamante estratto dalla polvere per coach Peterson, nuova parità e partita di intensità selvaggia emotivamente parlando. Green si arresta, prende il tiro, la tripla, Marcus Green, il famoso blocco autostrada di cui si era parlato nel corso della pre-partita con gli arbitri.
intanto David Hawkins, ancora lui, partita spettacolare di David Hawkins che tiene veramente a galla in pratica da solo in questo momento l'Armani Jeans, 20° punto per lui, 71 pari. Thomas, altra tripla. Spinelli chiama il blocco del polacco, poi ribalta per Green che si butta dentro, lo scarico per Thomas, un po' lento il pallone, ma Thomas è veramente in una condizione spettacolosa. Questo era un canestro di clamorosa difficoltà e dall'altra parte il fallo in attacco di Jaber. Jaber va da Hawkins che si alza davanti a Thomas. Ancora Hawkins, ancora il falco. Sta giocando davvero leader, si prende tutte le responsabilità offensive. Però questo di nuovo rischio di Milano come nel primo tempo, lasciare a un giocatore tutta la responsabilità dell'attacco. Prima era Greer, adesso è Hawkins, la difesa si può adeguare. Sale Johnson per il pick and roll, Green va sull'altro lato, il tiro in sospensione, non va per Dean, Johnson svetta ancora, rimbalzo, Dean nel cuore dell'area, altri due per lui, più 6 Avellino. Ci sono 10 secondi per Valerio Spinelli, braccato da Hawkins, si distanzia, Spinelli! Non stava bene, non si è allenato, ora questo ragazzo ha un cuore enorme, prende un tiro importantissimo. E impazzisce la curva dei tifosi avellinesi, Rock ha perso per un momento dalla difesa, immediatamente trovato da Stefano Mancinelli, Green proprio per lui che schiaccia a terra, l'extra pass per Thomas, l'appoggio è sbagliato, il rimbalzo è per Milano, corre David Hawkins costretto a chiudere il palleggio dal recupero di Dean, e Greer rimette ancora palla per terra, pesca Rock, ha perso dalla difesa. Nelle ultime due azioni si è fatto trovare pronto sotto canestro. Prova a dare energia Jaber sulla linea di fondo, trova Pečerov che in quanto a mani offensivamente ha poco da invidiare ai giocatori avversari e infatti trova il fondo della retina. Avellino avanti con Green, Hawkins su di lui, il passaggio per Dean e Jaber perde totalmente il controllo del corpo. Greer si butta dentro, l'arresto, il tiro, l'errore, tante maglie verdi a rimbalzo, alla fine arriva il fischio arbitrale e il fallo è di un giocatore Armani. Qui andiamo a rivedere l'errore di Lingrir, in effetti piede fuori per Jonas Maciulis. 2-2 per Taekwondin, più 6 per Lair, deve trovare il tiro veloce, Milano ma trova la palla persa e arriva il fallo su Marcus Green. Adesso l'Armani Jeans ha un momento di grossi interrogativi, questa è la terza sconfitta di fila, anche se questa sera la partita è stata giocata in un altro modo rispetto alle due precedenti, ma resta la terza sconfitta consecutiva per questa squadra ed è chiaro che i punti di domanda sono tantissimi, sono invece tutti punti esclamativi, quelli delle feste dell'Air di Avellino, di un Valerio Spinelli che non doveva giocare, di un Dimitri Lowers che ha creato il recupero della sua squadra rimettendola completamente nella partita. Sono tutti punti di domanda quelli che viaggiano nella testa di Dan Peterson dopo la terza sconfitta consecutiva, dopo il secondo obiettivo stagionale mancato dalla sua Olimpia. Questa è brutta, questa è veramente pesante come sconfitta per Milano, arrivata qui con qualche speranza di poter arrivare fino in fondo, provare a vincere questa Coppa Italia, primo obiettivo non nascosto, arriva in un momento non facile. Però davvero brutta sconfitta, Lair ha sicuramente fatto un capolavoro, però c'è la possibilità per Milano di giocarla meglio, ha accettato di giocare la partita che voleva Avellino, è stata una squadra, ripeto, straordinaria anche per reazione emotiva alla partita con i suoi grandissimi tifosi, però per Milano questo veramente è un brutto stop, probabilmente porterà a riflessioni, a discussioni, a qualche decisione, io non lo so, però è davvero una brutta giornata per la squadra milanese. Ed è invece una giornata splendida per l'Air di Avellino che torna in semifinale, ci torna con Šefčík, con il cuore dei suoi giocatori e con il cuore dello staff tecnico.